Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television da Daniel. Quest'oggi siamo tornati con l'Amicard di Dragon Ball Super. Dopo aver visto il vostro particolare interesse nel precedente video dedicato a questa collezione, c'è anche qualcuno che si è lamentato che il video era brutto perché le bustine erano poche. Quest'oggi, tanto per sfregio, ci andiamo a spacchettare qualche bustina in più, infatti ne abbiamo 5. Drop it. La carta a cui tutti puntano è quella d'oro di Vegeta blu, che dovrebbe essere, penso, la più forte di tutto il gioco. Non so, non ho ancora visto la carta di Zamasu fuso com'è, però sinceramente e personalmente, per mio gusto personale, voglio trovare Golden Freezer e speriamo di riuscirci. Quindi questo è il mio obiettivo, vediamo un po' se riusciamo a soddisfare il mio obiettivo e magari quello di tutti di vedere Vegeta blu dorato. Intanto vi volevo far vedere una chicca che riguarda la mia personale collezione di Lamincard, che si riduce a queste pochissime carte, perché tutte le altre prettamente le avevo date via. Nella fattispecie mi piaceva collezionare Lamincard caricaturizzate, come questa qui di Junior. Non so se si vede, se la luce è sufficiente, però mi piacevano queste qui, quindi ho iniziato a collezionare tutte queste qua e non ce le ho ancora tutte, devo dire. Ho pochi personaggi a mio avviso, penso ne esistano molti altri. Abbiamo questo Majin Buu, abbiamo questo Cell, c'è Freezer. Una cosa che vi avevo parlato l'altra volta e che si nota benissimo su questa carta: le carte Lamincards delle vecchie serie speciali, che erano appunto argentate, dorate, avevano questo brutto difettuccio che dopo qualche tempo si andavano a spellare. Questo non è un caldo esempio, cosa molto brutta. A questo punto preferirei le Lamincard normali, queste qui, per farvi capire. Andando avanti abbiamo anche Goku Super Saiyan e Gotenks. Poi da GT abbiamo Trunks, Baby Vegeta, il duo magico Goku Super Saiyan 4 e Vegeta Super Saiyan 4, tra l'altro anche Rubino, e la versione Zaffiro di Gogeta, bellissimo. Questa è la mia mini collezione di Lamincard caricaturizzate. Se ne avete qualcun'altra che mi manca e che siete disposti a darvi a scambiare, contattatemi nell'indirizzo di posta dedicata agli scambi che trovate come sempre a fine video. E direi che possiamo passare alla spacchettata. Teniamocele qua queste da parte. Andiamo con la prima busta. Quindi, per quanto mi riguarda, caccia a Golden Freezer, ma per la gloria caccia a Vegeta blu dorato. Ma tra l'altro abbiamo trovato solo una carta di quelle, diciamo, metallizzate, che era Vegeta. Allora, non so se... Ce lo siamo chiamati! Eccolo qua, subito! Per noi, Golden Freezer. Carta trasparente, con 470 di attacco e 450 di difesa. Tra l'altro è un po' sfocatina, devo dire, stampata non molto bene, si nota soprattutto dalla scritta del bonus. La luce tra l'altro neanche aiuta, vabbè. Seconda, Goten, e vai, già un doppione, che bello, in tre busti, qua, la quarta bustina è un doppione. Abbiamo Majin Buu, che credo sia questo il verso, sì. Majin Buu a testa in giù, mettiamolo qua. Quarta, Vegeta Super Saiyan Blue, che ci manca di sicuro, e poi un altro Vegeta, come sempre, siamo prettamente inclini a trovare i veri Vegeta. Teniamoci queste due qua davanti, che sono molto fighe. Mettiamo via queste, intanto ho trovato subito Golden Freezer. Chissà se ne esiste una versione sicuramente metallizzata, la troveremo. Chissà se sarà argento, oro o zaffiro. Se lo sapete, se l'avete trovata, scrivetemelo nei commenti. Intanto abbiamo una carta zaffiro in questo pacchetto. Attenzione, prima carta, olè! Goku, normale. Non mi ricordo se è lo stesso che ho trovato l'altra volta, però vabbè. Poi abbiamo Freezer, versione normale, e vai alla grande, i miei Freezer si combinano. La carta Zaffiro è indiscutibilmente Whis, scritto anche ma dalla sagoma si riconosce, con 540 di attacco e 530 di difesa. Molto bene. E poi abbiamo un altro Goku, vabbè.
e un Veget, non Super Saiyan Blue, ma Veget. Che schifo, non ci fa. Ok, le più fighe sono senza dubbio queste tre, queste quattro. Mettiamo qua, abbiamo anche una Zaffiro. Andiamo avanti con un'altra busta. Non abbiamo ancora trovato quello che cerchiamo, ovvero una carta speciale di Golden Freezer o un grande Veget Blue. Tra l'altro poi dovrai anche un Zamasu magari. Abbiamo... oh, qui c'è una carta dorata. Ragazzi, è dorata, eh? Ed ha un'aura blu. Io non vorrei azzardare nulla. La metto in fondo per lasciarla per ultimo. Ok, la tolgo, non la guardo, la tolgo. Prometto che non mi sono spoilerato. Whiz intanto con la scritta. Monaca, non pensavo avessero fatto anche Monaca, ma c'è anche Monaca. Un altro Majin Buu, dall'artwork ancora più brutto. E poi abbiamo lo scontro Vegeta contro Maghetta, che tra l'altro, non essendo trasparente, ci permette di fare questo giochetto dei trick per andare a spizzarci la carta dorata. Attenzione, attenzione, mi sa che l'ho messa al contrario, però va bene. Oh, oh sì! Vai! Mamma mia, ne ho parlato, la carta più cercata di tutte. 5 bustine, alla terza l'abbiamo trovata. Veget Super Saiyan Vegeku, scritto, vabbè, in versione italianizzata, Super Saiyan Blue, con 560 di attacco e 560 di difesa. Mamma mia, ragazzi, che culo! Che culo! Cercavo Golden Freezer e la gloria con questa carta e l'ho ottenuta. Mamma mia, ci manca solo che trovo la foil di Golden Freezer e sto a posto, posso anche smettere di comprarle. Facciamo un po' di spazio, un po' di spazio, ok, questo non è più rilevante, abbiamo il nostro Veget Blue dorato qui a farci compagnia. Andiamo alla busta successiva, ormai il botto l'abbiamo fatto, per cui meglio di così non può andare. Vorrei trovare un Zamasu magari, chissà che non ci riusciamo. Qui abbiamo una carta argentata, poi la vedremo. Vegeta, Super Saiyan, e questo ci manca, abbiamo tutti i Vegeta del caso. Attenzione, attenzione, boom! Basta Vegeta! Abbiamo questo strano Majin Buu, che mi sembra... ma, scusate, ma tanto per... ok, no, un altro artwork orrendo, questi Majin Buu sono tutti orrendi. Abbiamo poi Beerus, e infine... oh, bellissimo questo Goku Super Saiyan 3! Con 370 di attacco e 380 di difesa, un artwork fantastico. Beh, devo dire che non ci è andato affatto male, questo Vegeta, questo Freezer, possiamo togliere intanto la bellitudine tutta qui, se vogliamo definirla così. Andiamo all'ultima busta, abbiamo trovato un argento, un oro, uno zaffiro, un po' di tutto. L'altra volta solo un argento, stavolta c'è andata la grande. Ci manca solo un Freezer speciale, ci manca un Goku Black e uno Zamasu. Ma, di nuovo? Di nuovo, basta! Ma sempre la stessa, già ce ne ho tre. Un altro argento. Intanto abbiamo Trunks. Ancora Trunks, però bambino, sempre, però Super Saiyan. E voilà. Abbiamo poi un altro Goku e, per finire, Piccolo o Junior. Quindi niente Rosé, niente Zamasu, ma il più grosso di tutti ce l'abbiamo qui. Vegeku, o Veget per meglio dire, Super Saiyan Blue. Da non sottovalutare neanche questo Goku, è un bel artwork, devo dire, eh. Quindi 4 speciali su 3 bustine, su 5 bustine, mica male. L'altra volta era andata molto peggio. E poi la chicca, abbiamo anche Golden Freezer, forma base, cioè base nel senso Lamin Card base. Molto soddisfatto da questo spacchettamento, soprattutto alla facciaccia di tutti quelli che cercano Vegeku Super Saiyan Blue dorato. Scherzo. Va bene. Io vi saluto per questo video, mi raccomando vi rimando ai social, soprattutto Facebook, che trovate il pop-up qui da qualche parte per la pagina di TCG Television, che al momento sta pubblicando solo i link ai video del canale, però più in là vorrei espanderla magari effettuando, provando a fare qualche proposta di scambio e vendita. Per questo video tutto, vi dicevo, vi saluto e ci vediamo alla prossima, mi raccomando con i like, ciao!